Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo mostrarvi un video di un percorso, diciamo, di alcune sedie che sto sistemando per una mia cliente che me l'ha chiesto. Le sedie in questione sono queste, o meglio, la seduta delle sedie è questa, e che ormai la cliente si è stufata di vederle, e quindi se vi va mi accompagnerete in questo percorso di rinnovo. Entriamo. Allora, eccoci qua. Questa è la nostra prima seduta con questo bellissimo attrezzo. Andrò a levare le vecchie graffette. Mi trovo una voce, dite. Ah, ci dobbiamo parlare. Ok. Un po' di faccia, una faccia. Eccoci, dopo circa 20 minuti e all'incirca un altro milione di graffette, ce l'ho fatta finalmente e sono riuscita a togliere la stoffa vecchia. Quindi adesso
senza rovinare la stoffa, che poi vi spiegherò perché. Ecco qua il nostro sedile smontato. Allora, la cliente in questo caso mi ha detto di non cambiare la gomma piuma se era solo ingiallita, ma di cambiarla solo se era rotta. Come vedete è in perfette condizioni, appunto è solo ingiallita ma per l'usura del tempo, quindi come mi ha richiesto lei io non la cambierò. La stoffa, adesso questo me lo scanso temporaneamente, la stoffa ho cercato di non romperla in modo da avere la sagoma da utilizzare nella nuova. Quindi la stoffa che abbiamo comprato, ovvero questa, adesso me la apro, me la preparo tutta. Ovviamente l'ho già lavata e stirata. Perfetto. Eccoci qua, mi faccio ancora un po' di posto, levo tutte le graffette precedenti. Bene, adesso vado a prendere la stoffa vecchia. E userò come a mo' di carta modello per non sprecare ovviamente nulla o quasi della nuova stoffa che ho preso. Vedete, mi sono allineata più possibile al bordo. Quindi adesso proseguirò tracciandomi un leggero segno, ma veramente leggero, i miei contorni. Allora, la stoffa ovviamente io ne ho presa di più. Così da poter abbondare, perché è meglio avere qualche centimetro in più che qualcuno in meno. Allora, non so se riuscite a vederla, ma ho la mia sagoma leggera, la vado a tagliare tenendomi sempre all'esterno della linea che ho tracciato. Come avete visto, la stoffa io l'ho utilizzata al contrario, perché nella realtà il colore sarà questo. Ovviamente va utilizzata al contrario, perché qualsiasi segno di matita, il gessetto che utilizzerete, resterà al di sotto. Riprendo la mia seduta e vado a posizionarla. Come vedete, cerco di centrarla in modo da avere un po' di stoffa da ogni parte, da ogni angolo, e adesso procederò con pinzare la stoffa. Al contrario di come era in precedenza, ovviamente non servono tutte quelle graffette, ne bastano molte meno, e io adesso le metterò con la mia bellissima spara graffette.
ed eccola qua. Non preoccupatevi degli svolazzi. Eccola qui, ve la mostro finita. Potete vedere com'è bella, sembra totalmente un'altra serie. Adesso ne prenderò una vecchia per fare il confronto. Non vi preoccupate di questi. In precedenza c'era stata messa la plastica, io non opterò per quello, ma opterò per un'altra stoffa più leggera, un cotone bianco, che andrò sempre a pizzare come ho fatto con questo, così a coprire anche le graffette sottostanti e da coprire in modo tutto. La stoffa, uno per una questione di ecosostenibilità, ma poi da più fa traspirare di più la sedia. Vi prendo l'altra.